Ben ritornati ragazzi nella serie della Failcraft più paurosa mai esistita. Oggi abbiamo portato Chico qui perché ci sembra talmente assurdo quello che sta succedendo che vogliamo condividerlo con qualcun altro. Fratello, io ho sentito da poco ma mi sto già cagando addosso. Allora, siamo rimasti in un punto molto importante. Infatti nell'ultimo episodio ci avete un po' ripreso perché abbiamo chiuso in un momento estremamente catartico e di suspense. Che diavolo è? No, non ve ne preoccupate, in teoria qua sotto non arriva niente. Siamo fermati davanti a questa porta dalla quale nello scorso episodio sentivamo provenire un rumore. Ma anche da oggi, Lion, anche da oggi, anche da oggi. Che si sente un rumore di ferraglia, come se ci fosse qualcosa che si muove, qualcosa che borbotta, non lo so. Una specie di sussurro metallico quasi sembra, come un respiro però di una creatura che non è umana. Perciò noi eravamo fermi qua davanti e volevamo vedere che cosa ci fosse dietro, ovviamente. Siamo sicuri che vogliamo entrare? Ovviamente, Lion, nei commenti io non lo so. Ci hanno detto di entrare perché non c'è altra scelta, in fondo lo sappiamo anche noi, che quando c'è una roba da vedere si deve vedere. Però gliel'ho chiesto e ci hanno detto di andare. Perciò, siete pronti? Pronti? No, sì. Proprio letteralmente no. Vabbè, comunque è uguale, perché apriamo lo stesso questa porta e vediamo che cosa diavolo c'è qua dentro. Perché io lo devo sapere e lo devo sapere adesso. 3, 2, 1... via. Ok, allora. Lion, che diavolo lo sapevo, è? Lo sapevo. Lion, no, è lo Slenderman, raga. No! È lo Slenderman. Scusami, no. Ma quindi queste non sono pietre, sono pagine! Sono pagine, hai ragione, quelle sulle pareti sono pagine, le pagine dello Slenderman. Certo. No, Lion, te lo giuro, lo Slenderman è il mostro che mi fa più paura in assoluto. No, Lion, non ti avvicina. No, chi vuoi fare? Ma perché in questo mondo? Tu, Chico, devi sapere che in questo mondo ci sono tutte le creature dei dei nostri incubi. Ma come tutte? Tutte. Bambole demoniache, mostri dei videogiochi, qualsiasi cosa. E Slenderman ovviamente è una di loro. Santo Dio, santo Dio, santo Dio, santo Dio, santo Dio, santo Dio. Oh mio Dio, ma l'ha fatto anche a voi. Che diavolo era? Non entrarci più, chiudi. Chiudi la porta, ti prego, chiudi la porta. Chiudi. Madonna, quanto è stato brutto, ragazzi. No, l'hai appena entrato. Ti prego, no. Ed è rimasto fermo, pensa se si muove. Madonna mia. Oh, ha fatto un jumpscare bruttissimo, cazzo. È orribile. Io te l'avevo detto che non bisognava entrare. È sparito. No, questo è andato via. Si è spostato. No, Lion, ce lo ritroviamo sicuro, eh. Questo lo sai che si è... Oddio! Diavolo era? Ma questo, l'avete visto anche questo o non l'avete visto? No, questo no, io no. E l'ho sentito. Allora era... Avete presente la faccia di quel mostro, quello del silenzio, quello che arriva quando facciamo rumore, no? Quello, sì, quello vero. Visto. Era la sua adesso faccia davanti a me. Allora ragazzi, vi do un incarico a voi che state guardando questo video. Mi serve che voi estrapoliate quel fotogramma dove si è vista quella faccia. Mi ci tagghiate su Instagram perché voglio rivederlo bene. Quindi se potete me lo fate, me lo taggate, proprio la faccia di quel mostro, perché era precisa, perfetta. Non l'avevo mai visto così da vicino. Orribile, raga, bruttissimo. Non credo sia qui dentro. Ma cosa c'entrava con la stanza dove non c'era dentro Slenderman? Non ho idea. Ma non è qua lui, Non è qua. Però si vede che in qualche modo abbiamo fatto molto rumore. Il jumpscare di Slenderman ha fatto molto rumore. Ma anche noi abbiamo fatto molto rumore urlando. Sì, però non dovrebbe avere accesso al nostro microfono, ovviamente. Ma se jumpscare, cioè fa il rumore il jumpscare, mica lo fai tu. Perché arriva da te? Perché era qui, il rumore era qui. Comunque, perché il jumpscare era in questo punto, quindi il rumore era qui e quello lì era forte. E quindi lui poi arriva alla entità che è più vicina. Calmiamoci, caso, calmiamoci. Allora andiamo. Dio, che paura. Emergiamo dai, da questa uscire. Casa. È difficile avere il quadro completo di quello che sta succedendo. Almeno è giorno, se non altro. Però è difficile capire che cazzo sta succedendo in questo mondo. Lo stiamo cercando di fare tutti insieme. Ci sono molti problemi, tipo la sanità mentale, che scende di continuo. Ma la cosa più brutta è probabilmente il fatto di non sapere di chi ci possiamo fidare. Perché sembrava che Herobrine fosse nostro amico, però ultimamente lo stiamo dubitando un po' tutti. Perché Lion, l'unica cosa che fa... parliamoci chiaro. Secondo me non dobbiamo fidarci di nessuno, se non di noi quattro, e basta. Allora, l'ultima volta siamo arrivati da... Di là? Da di là, Lion, da di là. Quindi okay, dobbiamo andare di qua. Va bene. Ci sono raga, sempre... ma non l'avete sentito? Un fruscio. Sì, sì. Ma non era normale, era un fruscio bello forte. C'è qualcosa nei boschi. No. E lo sappiamo che c'è, Lion, lo sappiamo. No. Allora, ci sono dei sussurri. Ma l'hai sentito anche tu? No, Lion. No, fratello, io ho allucinazioni, mi sa. No, sento non sono. Respirare. Sono vere, sono sussurri. Si sentono proprio dei sussurri, io non so se dal video si sentono. Ma sai che sussurri sono questi? Mm.
Ti ricordi quel blocco che abbiamo trovato i fragment? No. Quelli che sì, c'hai la staffa. Sì, è vero! Quello della staffa faceva dei mormori, ti ricordi? È vero, la Ominous Bone Staff. È vero che abbiamo trovato due pezzi di queste. È vero, sono quelli, sì. Magari è qui da qualche parte. Non è che viene da qua sotto. Bravo, bravo, no, è giusto. È giusto, no, è un altro pezzo della staffa. No, stai attento. Cos'è? Lascia perdere, te lo spiego dopo. Sappi che se senti questo rumore devi prepararti a crepare o a correre. Addirittura. Di brutto. Vedo, prendo il pezzo, Lo sento parlare, sento parlare sotto. No, è solo la staffa che fa sto rumore. È il pezzo della... Credo sia l'ultimo pezzo, perché ne abbiamo tre. C'è la parte centrale, la parte sopra e la coda. Quindi tecnicamente la staffa dovrebbe essere composta quindi, in questo modo. Quindi in teoria possiamo ricomporla. Tecnicamente abbiamo tutti i pezzi di questa staffa. Eravamo dall'inizio che volevamo ricomporla. Ci sono dei messaggi, però you can't die from it, you can't kill it. Dice non puoi morire per mano sua, ma non puoi neanche ucciderlo. Non puoi scappare da qui e non puoi nasconderti da lui. Perfetto, quindi non possiamo praticamente fare... Praticamente è una tortura continua, perché lui non ti uccide, tu non lo uccidi, ma non puoi scappare, lui continua ad attaccarti. Ma lui... Un incubo, un incubo infinito. Ma lui chi? Non ce la faccio più. Oh! Cos'era? Madonna, mi ha fatto un jumpscare che non avevo mai visto prima, madonna santa. Ma era alla faccia di quello lì... Non lo so, era tutto bianco, c'era della roba rossa allora, in mezzo, non era, ho niente. Era un altro, ok, perfetto. Era Brian! Dove? Dov'era? Credo di averlo visto. Ormai, stavo guardando? Vi giuro raga, non so più cosa vedo davvero e cosa mi immagino. Ma ha detto che ti aiuta, no? In teoria. Anche lì. Non c'è da fidarsi, c'è non dubbi, c'è da fidarsi. C'è solo i dubbi, perché l'unica cosa che fa è che quando uno di noi muore si ritrova di nuovo vicino agli altri. E secondo me è lui, perché poi c'è sempre lui vicino. Però a parte questo non è che ha fatto molto, Vabbè. Qua bisogna scavare sicuramente il legno, perché c'era un'ascia aiuto per terra. Io. Palese segno. No, Lion. No, questa no, è la caverna non tappata, di nuovo, eh. Ti prego. Lion. Oh. Ti prego, abbiamo trovato in caverna sempre quell'affare bianco brutto, Me lo ricordo. Ma perché sono questi messi così? Guarda, non commentare. È dall'inizio. Schifo. La prima cosa strana che abbiamo trovato in questo mondo erano questi animali macellati, però. Non morti, macellati. È stato proprio il primo segnale che in questo mondo c'era qualcosa che non andava bene. E c'era quella creatura che apriva le fauci in verticale, tutta strana. Guarda qua. Guarda, Chico, ti faccio vedere. Madonna! Allora, guarda. Pesi. Sì, sì, guarda. Guarda, Aspetta. Guarda. Ma che schifo! Ma li puoi macellare? Li devi fa macellare. Senso ogni volta. Perché se tu vuoi mangiare, non puoi mangiare. Se lo uccidi, non ti dà la carcassa intera. Quindi per cucinare il maiale, per mangiare, tu sei costretto a fare sta roba barbara. Ma che schifo! Barbara, per carità, è un lavoro. Però su Minecraft è barbaro vedere di fare questa cosa. E non qua. Si è mai fatta non una cosa fa... del genere. Su Minecraft è tutto molto più bambinesco ed innocente, normalmente. Lion, ma tu non hai l'impressione che tutti questi animali siano stati messi qui per qualcosa? Per dar da come mangiare per a qualcosa. Tenere calmo qualcosa, esatto. Per dargli da mangiare. Non è quell'affare, Lion. Potrebbe essere, Che schifo, santo Dio. Lion. Oh, raga. Cos'è? No. Fermi. È lì davanti. C'era qualcosa davanti, ti giuro, l'ho visto. C'è qualcosa davanti. Mi sa che Alex ci ha visto giusto, È anche Lion. Anna. No. Allora, finché succede sta cosa, ma lui è sottoterra, ok, ma noi stiamo andando qui e lui è lì. E non era quello che pensavo io, comunque. Io pensavo quell'altro con gli artigli. No, quello non c'è perché non ci sono i segni dei graffi. Cos'è quel coso? Allora, al momento stiamo essendo cacciati in particolare da due mostri. Uno è una specie di creatura bianca che ha gli artigli molto lunghi e quando è vicino si vedono dei graffi sul legno. E si capisce. L'altro invece è questa specie di coso alto che è per metà squartato. Mamma mia, che schifo! Ed era quello che è lì. Cioè, la testa è una bocca intera. Ma come ti caccia, scusa? Ti corre addosso? Sì, si ti nasconde? Corre addosso. No, ti corre addosso. Quello è abbastanza brutale. Ce ne sarebbe un terzo. Che probabilmente è quello da cui non puoi scappare, non puoi nasconderti, non puoi ucciderlo. Quello degli incubi. Ed è quello degli incubi. Quello è quello che fa quell'urlo prima, quell'urlo. Quello lui può arrivare, arriva. E se arriva che fai? Ti devi far uccidere. Un urlo, un fulmine, devi farti ammazzare per forza. Perché se in non ti fa uccidere. Arriva solo di notte. Sì, è vero. Perché è tipo un incubo.
E che facciamo adesso? Oh, ringraziami che ti ho fatto entrare in questa versione di Minecraft, eh? Ti piace, allora, no? Grazie, però, cioè, sinceramente mi fa un po' cagare addosso. Preferivi restare fuori a giocare a qualcos'altro, immagino. La guardavo, guarda. Andiamo, andiamo. Cerchiamo di stare Lion? A occhio, però, eh. Cosa c'è? Lion? Guarda qua. Dietro, oh, dietro, dietro! Oh, no, fratello, era lì, era lì! Ho un altro! Lion, Lion! Lion, cosa diavolo sta succedendo? Perché sei chiuso dietro? Ti giuro che non lo so, ma sta facendo un urlo che odio. Lion, Lion, che facciamo? Oh, non lo so, non mi sta... Fammi staccare addosso! Lion! Anna, tu cosa diavolo avevi visto? E guarda qua dietro, Santa Maria, non si può uscire più! È vero. Ma che cavolo! Ma non c'è più io niente. Io mi giro sempre indietro perché c'ho sempre paura che qualcosa ci segue. Ma non si vede nulla, è completamente void. Guarda. Ma che facciamo, rientriamo? No. Ma qua l'abbiamo già vista. Ma scusa, dall'altra parte c'era quell'altra cosa dall'altra parte, non so. Non possiamo andare di là. Era quella bianca, ti giuro, è lì ferma. E allora per forza dobbiamo andare nel vuoto. No, veloci. No, dai, l'ultima volta che ci siamo andati è finita male. Non è vuoto, eh. Cioè, sono blu. Oh! Siamo a casa. Ma che cavolo? Io veramente non me lo so spiegare. Ma siamo a casa? È sto posto, è casa vostra? È casa nostra, è casa nostra. Dai zitto e ascolta almeno. Oddio, scusa. Stupido. Però anche qui è pieno di graffi, quindi sicuramente il mostro è vicino. Questi sono vecchi, sono vecchi. È la prima volta che è venuto qui, se ti ricordi. Ok. Non ho idea di che cosa sia successo. Non ho idea del perché non ci abbia ucciso a questo punto. Può essere. Ma magari Herobrine che ci ha aiutato e ci ha riportato a casa. Bravo, potrebbe essere così. Potrebbe essere che Herobrine, vedendoci in un momento di estremo pericolo, potrebbe aver deciso di riportarci indietro, visto che non potevamo andare avanti. Lion, io non lo so se ci ha fatto un favore, perché riportarci indietro di notte è problematico. Molto. Eccolo là. Eccolo là! Cosa hai visto? Il mostro, il demone, il demone! Mi faccio prendere io! Vai! Mamma mia! Mamma mia! T'ha ammazzato? Ti ha ammazzato? No! Che raga? Ma sono ancora qua? Non so morto, ma è morto lui e mi ha lasciato questa. L'acqua! L'acqua l'ha ammazzato. Può essere? Potrebbe essere. Allora, attento, questa è una lacrima di incubo e averla in mano ti fa diventare in qualche modo come lui. Nel senso che io adesso ho visione notturna, che non è male per niente, e anche velocità, un po' come lui. Buono. Ma non è che è maledetto quello, certamente. No, palesemente è maledetto, fratello, buttalo. No, perché? Ma è suo, ma non me ne com'era? Ma stai zitto. Lion. Oh. Senti un paio di cose. Innanzitutto, qua fuori c'è una torcia di redstone. Noi non abbiamo mai fatta una in vita nostra. Sì. Secondo, io sento dei suoni strani, tipo come se ci fosse qualcuno che sospira, qualcuno che passeggia. Io non riesco a capire. Anna, dietro c'è la rompente, giuro. C'è di nuovo! Di nuovo! Guarda, di nuovo in acqua, guarda che è morto, Mamma mia, fortuna, stiamo qua, Ma è sempre morto stando in acqua? Perché mi sa di no? Non abbiamo mai lacrima. Riuscito ad attirare in acqua, perché lui ci arriva calmati, sempre prima. Calmati, calmati. Hai ragione, scusa. Tanto Dio, fai venire l'ansia. Sono successe 850 cose in un scusa, minuto. Scusa, perché sono io quella che fa dell'ansia. Non picchiarmi, la sanità mentale. Oh, manteniamo la calma, io per favore. Ho visto una cosa che mi sa che non c'era, vieni un attimo. Però calmi. Ti calmissimo, dentro casa nostra. Sì. Queste due. Fratello, cos'è questo invece? È sempre quello. No. Perché sta ma continuando? Ma le trapdoor qua non ce le abbiamo messe noi. Se non le hai messe tu, io non le ho messe. Io non le ho messe e non ma non le ho messe neanch'io. Da un botto, eh. Beh, no, infatti non è roba fatta da noi questa. No. Ti prego, aspetta. C'è quel mostro che si muove solo in caverna. Abbiamo appena sentito il suono. Potrebbe essere qua sotto. Quell'affare porta là sotto. Sono andato. Dai. Venite anche voi. No. È là sotto. Non penso. Fratello, ti prego, no, Tutto, eh. Come facciamo a uscire da qui? Non ci sono manco le scale. Vabbè, poi ci pensiamo. Intanto vediamo se c'è qualcosa di interessante. Sembra una specie di dungeon questo, a vederlo così. Sempre molto strano. Però sembra un dungeon. Ci sono le porte. Ci sono... Vabbè, questi non li guardo neanche. Ma tu pensi che sta roba c'è sempre stata sotto casa? E hanno solo aperto l'accesso o è comparsa dopo? Secondo me è stato aperto l'accesso e potrebbe anche essere stato aperto per una generazione casuale. Magari la generazione casuale di questo luogo è stata semplicemente combaciante con casa nostra. E quindi si è generato è così. È un po' troppo così questa teoria però, Io sento una quantità di suoni. No, non dobbiamo allora, entrare raga, qua. Propongo... Raga, ma il fulmine! Propongo
di ignorare i suoni che sentiamo. Perché se ognuno... Ho detto di ignorare i suoni che sentiamo. Vabbè, anche quelli. Quelli non li puoi ignorare. Ci devi provare. Qua non so se c'è qualcosa. C'è un muro con delle facce di erba. Mi sa che tocca andare avanti, però. E avanti dove? È spaccando, vedi che là c'è anche uno spiraglio, mi sa. C'hai ragione, proviamo. No. Guarda, se ti abbassi puoi passare. Dai, ti prego, che schifo. Mica l'ho capita questa cosa. Che cavolo vuol dire? Cioè, non c'è niente da... Non sembra un dungeon, perché non c'è niente da raccogliere. Non ci sono tesori, solo... Ma più che altro mi spieghi che senso hanno queste facce impresse... No, ho detto ignoriamo, ho detto? Tu hai ragione, ignoriamo, ma metti che ce lo troviamo addosso, ignoriamo. Ok, se ti uccide non venire a piangere. Va bene. No, fra, fermo, questi cartelli c'erano anche prima, sì. Quando ci hanno chiuso dentro. Sì, c'è scritto leave, get out, vattene, esci. Andiamo veramente via. La videocassetta! Un'altra, queste le abbiamo trovate. Allora, queste, la prima che abbiamo trovato diceva che c'era un mostro. La seconda che abbiamo trovato diceva il nome di questo mostro, che era... Era Astaroth, mi Astaroth, sembra. Astaroth, il demone. Esatto. Era il nome di un demone, Astaroth. Sì. Quindi, tecnicamente io possiedo, perché l'ultima volta l'avevo preso, il VHS player, che sarebbe l'affare per farla... Per vederla, questa cassetta, questo tape. In teoria magari adesso ci spiega, se siamo fortunati, qual è la situazione con questo Astaroth. Vogliamo sentirlo? Sì. Ok. Pronti, Silenzio. Pronti. E vediamo. Anche qui c'è scritto questa scritta help me sullo schermo, ragazzi, che ormai è sempre lì. Quindi, boh, mi viene da pensare che questi messaggi potrebbero essere di qualcuno che in qualche modo è rimasto intrappolato e sta chiedendo aiuto a noi e ci sta cercando di comunicare. Non vorrei pensare, andare avanti così tanto con l'immaginazione da poter pensare che questa creatura in difficoltà che ci sta chiedendo aiuto sia proprio Herobrine a questo punto, no? Perché no, Lion, io non mi fido. Io sono convinta del fatto che lui ci stia spingendo a liberarlo per far peggio. Non mi fido. Però potrebbe anche essere, come dico io, potrebbe, per quello che ne sappiamo, potrebbe aver bisogno di aiuto. Adesso ci ha aiutato comunque, anche adesso all'ultimo che ci ha portato a casa. Ricordatevi che Herobrine, dalla leggenda, è nient'altro che il fratello scomparso del creatore di Minecraft. Quindi potrebbe essere scomparso per causa di un mostro e ora sta chiedendo aiuto per risolvere questa maledizione. Vediamo che cosa dice il disco, Dice Herobrine, Aspetta, magari dice qualcos'altro? No. Dice che Herobrine ci vuole aiutare. Io non so se dal video si sentirà, perché non è il volume, non è altissimo. Dice he wants to help you. E dice Herobrine, he wants to help you. Avete sentito anche voi? Sì, io ho sentito, Lion, io l'ho sentito, ma ci possiamo fidare? No, fratello, no. Cioè, guarda, abbiamo dove detto poco fa di non fidarci di nessun altro se non di noi. Ho capito, però se lui ha bisogno di essere aiutato a sua volta, è possibile che voglia aiutarci in modo che noi possiamo aiutarlo. È un aiuto mutuale, capito? Lui fa una cosa per noi e noi facciamo... Però, fra, perché ha messo le sue teste incastonate anche nei blocchi? Scusa un attimo. Perché hai aperto sta porta? Quello è un altro mostro famoso. Quello è il Demogorgone, ragazzi. Ma che stai a dire? Sì. Guarda. Vedi che a volte si apre un po' la bocca. Ma è vero! Non c'entra. Non c'entrare. Che diavolo è? È il verso suo. No. Questo succede perché in qualche modo qualche creatura che comanda questo luogo riesce a trovare le nostre più antiche paure e in qualche modo evocarle. Avete notato che tutti i mostri che abbiamo trovato io li conoscevo? Non è che io conosco tutte le creature mostruose. È vero, non è mai comparso uno che tu non conoscessi già. Però vedi che non è reale. Perché altrimenti mi attacca. Neanche Lion. Io. Oddio. Lion. Fratello, dove siamo? Sì, ma è un incubo, raga. È veramente un incubo. Questo è un incubo. Cioè, è tutto un incubo. Non hai lo spazio, il tempo di rilassarti un istante. Né se stai a casa, né se stai lontano da casa. In ogni non momento. Non riesci neanche ad avere il tempo di capire cosa sta succedendo. Che già sta succedendo un'altra cosa. E noi siamo vittime di tutto questo. Nei commenti, raga, cercate di aiutarci. Qualsiasi cosa capiate, fate un riepilogo, perché così riusciamo ad andare avanti meglio. Trovate un libretto, un altro. Questo ne avevamo già trovato uno. Questi venivano da una persona che ci chiedeva aiuto perché era stata in qualche modo trasformata in un mostro, se non ricordo male. Probabilmente quello bianco con le unghie lunghe. Dice, lui è qui. Lui mi stava guardando. Posso sentire il suo sguardo. Questo posto non è più sicuro. Magari se brucio questo posto
maledetto, sarò libero. Andrò lontano, molto lontano da qui, e sicuramente dopo sarò al sicuro. A me pare la storia di uno che è rimasto intrappolato qui, come sta succedendo a noi in qualche ma modo. Con Aerobrain, cioè chi è che lo guardava? Non credo sia Aerobrain che lo guardava, sai. Sarebbe facile pensarla così. Lion, parliamoci chiaro. Qui è pieno zeppo di artigli. Noi abbiamo sospettato che fosse proprio quel mostro. E la casa non mi sembra bruciata. Dovremmo trovargli un nome anche a quello, comunque. Perché altrimenti è difficile, visto che ce ne sono tanti, è difficile trovargli. Per riferirsi ma come lo a chiamiamo? Uno. Beh, allora, non abbiamo trovato mai indizio, eh. Quello degli incubi è quello degli incubi. Quello che graffia io lo chiamerei Slasher. Il graffiatore, il tagliatore. Quello è potente come nome, il graffiatore. È inquietante. Andiamo avanti, dai. Che cavolo di posto in caverna? Vabbè, no, ormai... in caverna no, ti prego. No, si esce, si esce. Il problema è che è notte, eh. Quindi occhi aperti. Occhio. Quello è Chainsaw Man. No. Madonna. Cosa diavolo stai dicendo? La Lion? Oh. Cosa facciamo? Che facciamo? Perché è fermo? È perché non è reale. Perché non è reale, ma questi mostri esistono veramente. E quindi possono davvero arrivare da noi. Questi sono finti, sono immaginazione in qualche modo. Ma esistono. Lion, saranno pure finti, ma l'urlo non era per niente finto. Portalo via, portalo via, portalo via. No. No. Ce n'è altri. La notte è terribile. A posto? Non sento niente. Lion, per quanto ne sappiamo, tutta la foresta può essere piena zeppa. Sentiamo questi suoni dall'inizio. Madonna, è vero, eh. Ma poi dove? Mamma mia, che paura. Ma dove siamo usciti? Guarda qui. Cos'è questo? Un santuario? C'è una testa di Wither. No, Lion, non possiamo andare avanti così, però io mi sto cacando sotto ogni minuto che passa. Aerobrain! Si sta No, però... Perché c'è sempre? Perché ci guarda? Ci guarda e basta, non ci dà nessun messaggio. Magari non può aiutarci più di così, non è che può parlare. Quello che può dirci ce lo sta dicendo. In teoria tu avevi sospettato che ogni volta che vediamo una creatura del genere... Arriva. C'è qualcosa lì! Ancora. Ti ho dato, forse? Beh, almeno... Senti... Bisogna fare un altro paio di ghirlande di fiori, che io ho finita. Io la faccio subito. Per il momento direi che comunque ci possiamo fermare. Vorrei sapere nei commenti tutti i suggerimenti, le idee che potete farvi venire in mente. Specialmente cercate di capire quello che ho detto io. Se vi sembra sensato, riportatemelo nei commenti, così facciamo un po' il punto della situazione. Teniamo presente le cose che ci sono venute in mente. Vi prometto che riusciremo a capire il senso di questo mondo. Ma non oggi, purtroppo. Lion, out. Ciao!